Ciao a tutti i makers e bentornati anche questo sabato nel retro del MatriLab. Quest'oggi video vecchio, perché l'avevo registrato a gennaio. Luca, avete già capito chi è, cosa fa qui. Mi ha detto: dai che puliamo, demmo una pulita dietro, e quindi mi tocca recuperare con un video vecchio. Buona visione. Ciao a tutti i makers e bentornati anche questo sabato qui nel MatriLab. Zio Bill, il portone è nuovo. Mamma mia. Nel video di oggi voglio rispondere a tutte, ma proprio tutte le domande che un artigiano si pone prima di aprire la partita IVA. Quindi mettetevi comodi, perché il video sarà lungo ma allo stesso tempo molto molto semplice. E per renderlo semplice ma completo non sarò solo. Prima di presentarvi l'ospite di oggi, però, ragazzi, alcune premesse. 1. Se sei uno di quegli utenti che lo Stato ti ruba tutto, fare impresa nel 2021 sei pazzo, alt, questo video non è per te. Tu hai già tutte le risposte, vai e continua a profetizzarle in tutti i bar del paese. 2. Non sono una persona competente in materia. Per questo mi baserò sulle informazioni che mi dà una persona competente. Ecco quindi l'ospite di oggi, ma tra un po' ve lo presenterò. 3. Questa guida è relativa solamente al regime forfettario e regime ordinario. Quindi no SRL, no SPA, figuriamoci. Descriverò quindi le spese, i costi di gestione e di apertura di una partita IVA ipotetica di un artigiano che vuole iniziare. Quindi un qualcosa in cui si inizia, un'attività che vuole partire. Per rendere tutto più chiaro possibile, devo farvelo vedere in una lavagna. E non quella dentro, perché la sto utilizzando per la Makers Academy, è già piena di scarabocchi, quindi vado a prendere un'altra. Ok, devo trovare il posto dove appoggiarla. Questa è la lavagna che andrà nell'ufficio nuovo, ma non voglio installarla ora perché ancora la parte elettrica non è pronta, quindi non ho abbastanza luce per farvi vedere tutto. E sinceramente mi dispiace bucare il muro. È talmente bello così. Prima o poi. È la Madonna! Nel frattempo vi presento la consulente. Allora, ciao a tutti, sono Vania Gatti, una commercialista con studio in Thiene, in provincia di Vicenza. Siamo uno studio di commercialisti, revisori legali dei conti, e oggi sono qui ospite di Matteo per parlare un po' del forfettario, non nell'ambito dell'artigianato. Perfetto, guarda che bene, sono riuscito anche a tagliarmi i capelli. Abbiamo tutto. Allora, partiamo dall'inizio. Quando deciderete di aprire una partita IVA, immagino vi recherete da un commercialista che vi chiederà come volete inquadrare la vostra azienda. E no, non sta parlando di riprese, inquadrature fotografiche, ma vi sta chiedendo come volete posizionarvi fiscalmente per lo Stato. Quindi, volete aprire una partita IVA a regime fiscale forfettario agevolato oppure a regime fiscale ordinario? Guardate, vi racconto la mia esperienza, anche perché ho avuto la fortuna di poter provare tutti i regimi fiscali. Difatti sono partito dall'inizio con un regime forfettario, per poi passare al regime ordinario, e adesso sono in società con Giuseppe, quindi ho una SRL. Ho visto un po' quindi tutti i pro e i contro delle varie fasi, e vi posso assicurare che da parte mia il regime forfettario agevolato è realmente agevolato ed è un vantaggio per chi vuole iniziare ad aprire una propria partita IVA. Quindi io ora vado alla lavagna, nel frattempo Vania, dici quali sono i requisiti per aprire una partita IVA a regime fiscale forfettario agevolato. Allora, partiamo da una premessa. Per chi ha già la partita IVA, ok, ho già una partita IVA, posso diventare forfettario? Sì, posso diventare forfettario se nell'anno precedente ho conseguito ricavi o percepito compensi non superiori a 65.000 euro.
teniamo conto che se la partita IVA è stata persa in corso d'anno, va ragguagliato questo limite in base al periodo nel quale ho avuto la partita IVA attiva. Altro requisito da avere per passare dall'ordinario al forfettario è aver sostenuto un importo complessivo non superiore a 20.000 euro per lavoro accessorio, dipendente, compensi a collaboratori o assimilati. Se invece sono una nuova attività, ok, non ho mai avuto la partita IVA, voglio aprire ed essere forfettario, allora andiamo a vedere queste due, chiaramente questi due requisiti non sono necessari perché non esistevano e ci sono però delle cause di esclusione che valgono sia per le nuove attività che per i titolari di partita IVA già da prima. Allora, anzitutto sono esclusi tutti quelli che sono le persone fisiche che si avvalgono di regimi IVA particolari o determinazioni forfettarie del reddito. Faccio un esempio, chi si occupa di commercio di beni usati e quindi ha il regime del margine, gli edicolanti che hanno un regime particolare. Ecco, questi sono due casi, però se il tuo regime è un regime IVA particolare o la determinazione della come si dice, del reddito è forfettarizzata, come ad esempio per gli agricoli, ecco, per dire, non puoi essere un forfettario. L'altra cosa che viene richiesta è non si può non essere residenti in Italia, ok? Oppure nel caso in cui si sia residenti in un paese comunque della comunità europea, si può accedere solo se si ha un domicilio fiscale in Italia e si produce almeno il 75% dei propri ricavi in Italia. Per quanto riguarda le società di persone, se si ha una quota in una società, quindi SNC, SAS, non si può essere forfettari. Mentre per quanto riguarda le SRL, la questione è leggermente più complicata, nel senso che bisognerà valutare se la propria partecipazione è una partecipazione di controllo, sia questa diretta e indiretta, ok? E poi bisogna vedere se l'attività svolta viene in contrasto perché simile a quella dell'eventuale partita IVA e per questo però vi rimando a una consulenza specifica, quindi se volete aprire come col regime forfettario, ma avete quote di partecipazione, vi consiglio di rivolgervi a un commercialista che valuterà il caso specifico per valutare se c'è questa causa di esclusione oppure se non è cioè, se non è presente. Perfetto, ragazzi, lo ripeto, con questo video voglio rimanere il più semplice e comprensibile possibile. Coloro di voi che però vogliono approfondire, beh, vi invito a leggere sotto in descrizione dove c'è il link ad un articolo che ho scritto e partiamo a descrivere schematicamente quali sono i requisiti che abbiamo diviso in due fasi: requisiti di accesso e requisiti di mantenimento. Per l'accesso abbiamo la residenza in Italia o in comunità europea con domicilio fiscale in Italia e la provenienza del fatturato almeno per il 75% dall'Italia. Ciò significa che se aprite un business in cui volete vendere degli oggetti e volete spedirli all'estero, no, per il forfettario no. Anche perché comunque vi complicate la vita perché le spedizioni all'estero per ora sono un caos. Se si è parallelamente dipendenti non si deve avere un RAL superiore a 30.000 euro, quindi potete anche aprire una partita IVA anche se siete già dipendenti di un'altra azienda, purché il vostro RAL, cioè il reddito lordo annuale, non superi i 30.000 euro. Non si devono aver avuto redditi autonomi diversi o superiori da 65.000 euro e non si possono aprire società con regimi speciali IVA. Questi i requisiti di accesso. Requisiti di mantenimento, cioè coloro che mi hanno fatto uscire dal regime forfettario quella volta che ero all'interno del regime forfettario. Fatturato incassato massimo 65.000 euro, dopodiché se superi i 65.000 euro si esce dal regime forfettario l'anno successivo, così proprio. Se si è soci di società di persone bisogna cedere le quote e se si è soci di società di capitale che svolgono la medesima attività non si può emettere una fattura alla SRL, cioè quella lì. Per finire, anche per il mantenimento non si deve avere un RAL da dipendente superiore ai 30.000 euro nel caso fossimo dipendenti in un'altra attività. Bene, tutto bello, ma
entriamo nel dettaglio. Facciamo un esempio pratico con un'azienda con regime forfettario che in un anno ha fatturato 50.000 euro. Di quanto sarebbe la sua pressione fiscale alla fine dell'anno? Perché a parer mio, ragazzi, se abbiamo il tetto ai 65.000 che non possiamo sforare, beh, per iniziare io mi accontenterei. Poi, ovvio, ci si può sempre non accontentare e voler puntare in alto. Però per iniziare, 65.000 euro, buttali via. Quindi, esempio pratico. Azienda, fatturato 50.000 euro, regime forfettario. Quanto andrò a pagare a fine anno di tasse? Segnaliamo che per i forfettari c'è anche la possibilità di chiedere una riduzione di questi contributi fissi. Una riduzione pari al 35%, che però consigliamo sempre di valutare, perché chiaramente anche la contribuzione non varrà un anno pieno, ma varrà il 35% in meno, che vuol dire che ogni 3 anni mi sono perso un anno di contribuzione. Che per poi risparmiare... dovrebbe essere la nostra ipotetica pensione. Esatto, ma più che altro, visto che si guardano anche le annualità lavorate, ok? Io è vero che vado a risparmiarmi 1.300 euro all'anno di contributi fissi, però devo pensare che lavoro 3 anni, ma per l'INPS valgono 2 sostanzialmente, per dirlo in modo semplificato. Ci hanno fatto lo sconto. Uno sconto, ecco, è da valutare, però c'è questa possibilità. Siamo arrivati quindi a questo reddito di 30.950 euro, dai, 31.000 euro. In questo caso si prospettano 2 situazioni. La situazione legata al fatto che io vado ad aprire una nuova attività, quindi io prima non facevo nulla o facevo un lavoro diverso, vado ad aprire la partita IVA, quindi quello che vado a fare è una nuova attività. Bene, il legislatore mi prevede un'aliquota agevolata pari al 5%, che vado ad applicare a questo reddito. Nel caso in cui invece io avevo già la partita IVA, sono diventato forfettario, oppure facevo già questo lavoro, perché ad esempio prima lo facevo in forma di dipendente, poi lo apro e proseguo, diciamo, l'attività che stavo facendo prima, in quel caso ho un'aliquota del 15%. Nel caso specifico, nuova attività, andrò a pagare il 5% su questo importo, abbiamo circa 1.500 euro. Ovviamente stiamo dando dei numeri di massima, ok? Senza stare lì al centesimo, 1.500 non è la mia prima attività, o comunque non ho diritto all'aliquota agevolata, avrò circa 4.500 euro, ok? Quindi 3 volte tanto. Quindi la pressione fiscale per una partita IVA regime forfettario ruota attorno al coefficiente, che varia a seconda del codice Ateco dell'azienda. E come si calcola? Beh, fatturato incassato per coefficiente uguale reddito lordo. Successivamente al reddito lordo sottraggo i contributi pagati per cassa nell'anno. Poi andremo ad analizzare meglio la storia dei contributi. Abbiamo quindi la nostra base imponibile. Ricordatevi questo dato, base imponibile. Sulla base imponibile poi paghiamo o il 5% se siamo una startup o il 15% se non siamo una startup. E questo si decide al momento della registrazione dell'azienda. Quindi, facendo 2 conti, abbiamo fatturato incassato 50.000 euro per il coefficiente 0,67, 33.500 euro, meno 2.550 circa, base imponibile 30.950 euro, abbiamo 1.547,50 euro se abbiamo una startup, oppure 4.642,50 euro se non abbiamo una startup. Ora, ragazzi, se questo è un furto, beh, chiudiamo il video e andiamocene. No, dai, scherzi a parte, io scherzo, però che io sappia non c'è stato europeo, quantomeno, che abbia una pressione fiscale così bassa per partire, per far partire un'attività. Su questo dobbiamo prenderne atto. Ovvio che poi ci sono tante altre spese per far partire un'attività, però parlando di pressione fiscale, per il regime forfettario, questa è la realtà. Che poi, se vi siete accorti, i contributi pagati nell'anno vanno ad abbassare la base imponibile, cioè quel valore su cui poi si decide quante tasse vanno pagate. Poi, sulla questione pensione,
chiudiamo la parentesi, non la apro nemmeno. Comunque, ho parlato di costi. Ebbene, una partita IVA a regime forfettario, quali costi deve sostenere durante l'anno per l'aspetto fiscale? Allora, sicuramente c'è, gli artigiani sono obbligati a iscriversi in Camera di Commercio. Ok, quindi c'è il diritto camerale. Il diritto camerale varia da Camera di Commercio a Camera di Commercio, però siamo indicativamente, dipende poi dalla forma societaria, ma dai 50 ai 100 euro all'anno. Facciamo l'esempio su tutti di Vicenza. Quest'anno a Vicenza l'artigiano pagherà 51 euro, mi pare, sì, all'anno circa. 51, 53, 51. Ecco, poi invece per quanto riguarda un altro costo fisso è quello legato all'INAIL, che quindi è l'assicurazione, quello dipende da diversi fattori. Allora, in particolare, cioè soprattutto dalle attrezzature utilizzate. E quindi perché in base all'attrezzatura ti danno il rischio? Esatto, in base al rischio, quindi può variare dai 4-700 euro più o meno, però quello lì chiaramente dipende proprio. Sì, perché quando ci si iscrive bisogna andare a indicare tutte le attrezzature che vengono utilizzate e sulla base di questo si viene categorizzati in una classe di rischio piuttosto che un'altra. Perché chiaramente ci sono artigiani che usano l'artigiano in generale. Si usa cose rischiose, però ci sono artigiani che utilizzano la telecamera. Qui ne sai più te, ecco. Qui ne sai sicuramente più te, perché io su questa parte non sono tanto provata, ma vedo dietro un sì, non lo so, sto pensando, se uso un cacciavite è diverso da usare un trapano, ecco, diciamola così, nelle mie corde ci sono questi attrezzi, o un martello, ecco. E oltre a questo chiaramente c'è il costo del consulente, quindi del commercialista, che però chiaramente varia in base alla tipologia di tassazione scelta e anche dalla complessità, perché anche i forfettari non sono tutti uguali, non sono tutti uguali, perché ci sono dei settori dove vengono emesse tantissime fatture, altri dove viene messa una fattura al mese, quindi altri in cui non serve la consulenza, altri in cui invece magari hai bisogno di consulenza perché hai contratti e quindi c'è un altro tipo di consulenza. Quindi diciamo che per quanto riguarda il commercialista non si può dare un prezzo fisso, perché varia in base alla tipologia proprio di attività, ma anche alla collocazione geografica. Sì, i prezzi variano in tutta Italia, quindi dipende un attimo anche dalla... Quindi magari chiedete un paio di preventivi per farvi un'idea. Benissimo, abbiamo visto la versione più carina, più pucciosa con i cuoricini. Adesso facciamo l'esempio con la partita IVA a regime ordinario e facciamolo sull'esempio che abbiamo fatto di qua. Fatturato 50.000 euro. Quanto sarebbe più alta la pressione fiscale in questo caso? Un fatturato di 50.000 euro nel regime ordinario potrebbe comportare imposte pari a zero oppure imposte pari a migliaia di euro. Questo perché? Questo perché? Perché il sistema ordinario lavora in un altro modo. Cioè, noi dobbiamo andare a prendere quelli che sono i miei ricavi, togliere quelli che sono i miei costi. Quindi io per fare un'attività posso, ad esempio, facciamo un esempio, io costruisco un tavolo, costruisco e vendo tavole, bene. Lo costruisco facendolo io personalmente, ok? Quindi il mio costo è la manodopera, ok? Che però sarà l'utile, quindi non mi figura come costo, e il materiale. Quindi per fare un tavolo che costa 10, io spendo 5 di materiale. Quindi avrò un utile di 5. Caso diverso, io invece di farlo io, metto una persona a farlo, che mi costa 3 ogni tavolo. Ok? Quindi ho 10 meno 5 meno 3, ok? E quindi mi restano 2. Ok, questo è un esempio per dire che per fare realista. Lo stesso tavolo è molto realista. Sì, chiaramente aggiungici gli zeri dopo, diciamo così. E
Questo per dire che per produrre la stessa cosa posso avere una struttura di costi totalmente diversa. Quindi qui non si riesce a fare un esempio, si può solamente dire questo. Io devo prendere, se sono nell'ordinario, i miei ricavi, togliere tutti quelli che sono costi deducibili. Ok? Quindi andiamo a inserire un altro concetto che semplifichiamo dicendo ci sono dei costi che per la normativa non ci si può scaricare. O ci si può scaricare solo in parte. Quindi chiaramente quelli concorreranno seguendo la normativa. Bene, ricavi meno costi mi dà un reddito. Da questo reddito io vado a togliere tutti quelli che sono gli oneri deducibili. Okay? Esempio tra tutti i contributi INPS versati l'anno precedente. Okay? Su quello che mi resta, io vado a calcolare un'imposta. Un'imposta calcolata come a scaglioni, perché l'IRPEF è un'imposta a scaglioni. Cosa vuol dire? Che va per fasce di reddito. Dallo 0 ai 15.000 abbiamo il 23%, poi il 27, 38, 41 e 43. Calcolo l'imposta. A questa vado a togliere tutte le detrazioni fiscali. Detrazioni per lavoro autonomo, familiari a carico. Esempio delle detrazioni classiche, spese mediche, se ho fatto ristrutturazioni, ecobonus, sisma bonus. Assicurazioni, anche Come? assicurazioni. Sì, sulla vita, ad esempio, anche spese veterinarie, spese per lo sport dei figli, spese universitarie, spese scolastiche. Qui potremmo andare avanti per spese per. Non lo so, ci sono anche il trasporto, cioè, ci sono tutta una serie di detrazioni, quelle che di solito si portano dal commercialista o al CAF per fare la dichiarazione Si sostanzialmente. Tutte porta quelle, tutto, tutto, poi qualcosa si mette dentro. Ecco, tutte queste spese chiaramente danno diritto a una detrazione che non è pari al 100% delle spese, però varia in base alla tipologia. Però, tornando al nostro esempio, io calcolo l'imposta, tolgo tutte le detrazioni e mi resta l'imposta da versare. Bene, cerco di impaginarvelo meglio anche nel limite del possibile perché qui si complica un po' la vita. Allora, per il regime ordinario la pressione fiscale si calcola facendo fatturato meno i costi meno i contributi uguale base imponibile. Base imponibile, questo termine lo abbiamo già visto da questa parte, cioè il valore su cui poi si andrà a decidere quale percentuale di tasse si paga. E al contrario del forfettario, qui si paga su degli scaglioni, si chiamano così, scaglioni. Se la base imponibile è da 0 a 15.000 euro, beh, pagheremo il 23%. No, non è il 15. Se la nostra base imponibile è dai 15 ai 28.000, 27%. Tra i 28 e i 55, 38% e così via fino a un massimo del 43%. È vero che poi in questo caso non abbiamo più limiti massimi, quindi possiamo anche sforare i 75.000, i 150.000, ok, però la pressione fiscale rimane quella ed è in percentuale. E se vi ricordate, in un vecchio video vi avevo detto che lo Stato è un socio invisibile. Beh, è proprio in questo caso. Vabbè, ragazzi, non prendete paura. Come avete visto, il regime forfettario è un ottimo strumento che agevola l'apertura di una partita IVA e quindi di un'attività. Poi, ragazzi, non c'è niente di male di accontentarsi magari di un fatturato di 65.000 euro all'anno e andare avanti negli anni successivi con quel fatturato. Anzi, secondo me si vivrebbe una vita magari un po' più tranquilla e serena rispetto a chi ha una partita IVA a regime ordinario. Comunque sia, c'è un altro aspetto che mette in difficoltà molti, molti imprenditori. Mi spiego meglio. Supponiamo che Geppetto è un bravissimo falegname. Un artista col legno, veramente fa di quei capolavori, poi arriva la sera, si mette davanti alle sue carte dei preventivi e dice ok, questo devo fare la fattura, questo anche, e lì però poi per lui è un caos. Ebbene, lì ho già un primo suggerimento. Mi ricordo quando all'inizio ho aperto la partita IVA e dovevo fare le fatture. Come è fatta una fattura? Come si impagina? Cosa ci deve essere scritto? Ebbene,
ho cercato subito un software, un qualcosa che mi aiutasse a compilarle, anche perché le fatture vanno compilate seguendo un ordine cronologico e numerico. Non possono incrociarsi questi valori, altrimenti pericolo. Non so cosa, ma pericolo. Multa di sicuro, ma... Comunque sia, ho cercato subito un software, qualcosa che mi aiutasse. Ed è lì che mi sono accorto che la tecnologia può realmente aiutarci, soprattutto in un settore in cui io, personalmente, ero una frana. Cioè, non ho il tempo anche di documentarmi, aggiornarmi con tutte le nuove leggi che escono, gli adempimenti che devo rispettare, eccetera, eccetera. Quindi già il fatto della fatturazione elettronica per me è stato un vantaggio, un software. E quindi la partita IVA a regime fiscale forfettario non vi impone di fare la fatturazione elettronica, ma il suggerimento che voglio darvi io, il primo, è quello di utilizzare comunque un software per gestire quella che è la contabilità. Perché grazie ai software avete la possibilità di avere anche una panoramica di quelle che saranno le spese future. Vi faccio un esempio, io una volta utilizzavo Fatture in Cloud, non mi pagano per promuovervelo. Adesso con la Makers Academy utilizziamo Fattura 24, ce ne sono altri. Io vi suggerisco questi due che abbiamo testato e vanno una bomba. Fatture in Cloud lo conosco meglio e tra l'altro, se non ricordo male, il papà del fondatore era un maker anche lui. Voglio darvi anche un altro suggerimento. Andiamo alle elementari, alle medie, alle superiori, all'università. Ma tecnicamente nessuna di queste strutture ci dà una minima base di formazione imprenditoriale. Nessuna. Almeno quella che ho passato io. Per questo io vi suggerisco di informarvi, prendere dei punti di riferimento, delle persone da seguire. Trovate degli amici, qualcuno che sia già nel mondo dell'imprenditoria per dialogare, chiedere consigli o dubbi, ma anche semplicemente dialogare assieme, perché dai loro dubbi potete trarne degli spunti anche voi, o dai vostri dubbi loro possono darvi delle risposte. Inoltre voglio anche darvi un altro suggerimento che riguarda più la parte economica di come gestiamo noi Makers Media, cioè Makers Academy, la parte dei soldi. Noi abbiamo creato la società con due soci che stanno in due parti d'Italia differenti. Non avete idea di quanto complesso fosse stato aprire un conto bancario con due soci distanti, perché una banca voleva che fossimo tutti e due lì, l'altra ha detto ok, posso mandare le carte. Sono passati mesi per aprire un conto bancario, fino a quando ho trovato Quonto. Quonto non mi paga per promuoverlo e difatti non voglio parlarvi di Quonto come servizio, ma di come lo gestiamo noi, perché Quonto intanto mi ha permesso di aprire un conto bancario in 5 minuti, di creare le carte virtuali e carte di credito fisiche per me e Giuseppe, ma oltretutto di creare altri conti bancari all'interno del nostro account. Quindi abbiamo creato un conto per Matteo, un conto per Giuseppe, un conto dell'Academy e un conto fiscale. Cioè, a cosa serve questo conto fiscale? Ogni mese pigliamo la percentuale di tasse che dovremmo pagare nel futuro e la spostiamo lì, in modo tale che non ci esponiamo con futuri investimenti, visto che abbiamo mille progetti, non ci esponiamo troppo con le spese e abbiamo sempre un quadro globale della nostra situazione finanziaria. Ecco, questo è un piccolo suggerimento, ma veramente piccolo, che però magari vi potrà tornare utile. Lo potete fare con Quonto, ma lo potrete fare anche con altri istituti che vi permettono di creare più conti bancari. Che dire, ragazzi, io vi invito come sempre a lasciarmi un commento qui sotto, ma soprattutto per dirmi come vi è sembrato questo contenuto, perché veramente ci ho messo un sacco, poi nel mentre ci ho pure tagliato i capelli, quindi ho dovuto registrare di nuovo certe clip, ma soprattutto sono stato chiaro con le informazioni, cercando di riassumere, racchiudere, semplificare i concetti che per uno che non ne sa nulla di fisco sono difficili da buttare dentro. Dai, ditemi la vostra sotto nei commenti. Smartellate il pollice in su e io vi invito a guardarvi questo video se ve lo siete persi e vi do appuntamento a sabato prossimo, se Dio me la manda buona, con un nuovo video, perché ogni sabato c'è la pizza. Stavolta sì, dai. Ciao Makers!
Oh Luca, qua è finito il video, ma praticamente non abbiamo tagliato una sega. Bene Megas, spero che questo video vi sia piaciuto. Ovviamente fatemelo sapere smartellando un pollice in su, ma soprattutto il pollice in su va a Vania. Ringraziamo tutti insieme Vania per averci dedicato del tempo. Se volete avere informazioni magari dettagliate con cui parlare con Vania, vi lascio il link del loro studio sotto in descrizione dove la potete contattare. A me non resta che salutarvi, darvi appuntamento a sabato prossimo, perché sabato prossimo... Che si fa sabato prossimo? Domanda se qualcuno vuole venire a darci una mano qua. Tante cose, tante cose.